Care amiche ed amici, eccomi di nuovo tra voi. Vi prego di scusarmi se ho un po' trascurato l'emissione radio in Spreaker. Adesso vi sto trasmettendo questo programma dal mio cellulare Galaxy Young 5360, che mi vorrei tanto fare un altro cellulare, ma ancora non credo che né YouTube né Spreaker mi daranno qualcosa come produttore. Magari dovrei avere più audizioni. Comunque, niente, faccio questa breve nota. Innanzitutto vi saluto a tutte e tutti voi e grazie di continuare ad ascoltarmi perché io vedo che aumentano gli ascolti in Spreaker nel mio canale Sant'Enchan. E quindi un saluto anche a Laura Pezzino, Amleta, Elo Viola, Mimmo Corcione e tu Marco Travaglio, mi raccomando, se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, tu lo sai già, ci sono qua io. Comunque, bando alle ciance e passiamo al tema del giorno. Ho ascoltato che sta per iniziare Sanremo, io non so se è iniziato o no. Perché io non l'ho mai seguito, anche perché, come ho detto in alcuni video che ho fatto, due, nei miei ultimi due video di YouTube, nel mio canale di YouTube Sant'Enchan, se non ascolti Sanremo e poi chiudi la tele, lo ascolterai di più, perché è meglio ascoltarlo una volta sola, perché se no te lo ripropongono in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni del pomeriggio, della mattina, della sera, della notte, all'una del mattino, le repliche, sempre gli scandali, le ultime canzoni, gli ultimi cantanti famosi, i vecchi successi, poi gli ospiti speciali. Che hanno di speciale gli ospiti di Sanremo? Gli ospiti speciali? Perché ci sono anche degli ospiti ordinari o comuni? Come alcuni ospiti sono speciali, altri devono essere ordinari. Mi sono un po' interrotto perché sto bevendo il latte della mia merenda. Ho preso un budino liquido con delle perline di cioccolato e adesso bevo il latte. Allora vi dicevo, ma perché ci sono degli ospiti speciali e gli altri che sono ordinari? E poi tutte queste cose che si iniziano a rumoreggiare attorno al festival, che parlano al TG, no? Alla fine dico, se io il festival non lo voglio ascoltare, come è successo negli ultimi anni, da sempre, e poi te lo ripropongono nel TG, perché tu stai a guardare le notizie e aprono con il festival. Tu stai aspettando che ti dicano delle cose importanti, a parte le puttanate della politica italiana, Renzi sì, Renzi no, Bersani sì, Bersani no, Berlusconi sì, Berlusconi no. E questo mi ricorda la politica degli anni 70 ed 80. Cirino Pomicino, De Mita, De Michelis, Craxi, tutti a dire sì, no, questo, quell'altro. Erano 45 minuti di ping pong fra i vari politici, botta e risposta fra i vari segretari di partito. E poi di notizie dall'estero veniva poco o nulla. Non era importante. E allora così è anche adesso. Ci sono dei giorni che al telegiornale italiano non dicono praticamente nulla di quello che succede nel mondo. Devono dire soltanto le varie puttanate per drogare il cervello della gente, di quello che faranno o non faranno, come lo faranno, perché lo faranno. E come si è visto che anche se nel 93 abbiamo votato con un referendum che volevamo abolire la finanziazione pubblica dei partiti, poi hanno trovato delle leggi, li hanno cambiato nome e si sono continuati a finanziare. Adesso, come promessa agli elettori, questa classe dirigente che non li ha votati, invece di andare alle elezioni, che fanno? Alla gente gli promettono che debbono risolvere diciamo, l'eccesso di spesa pubblica, devono dare dei tagli alle spese. Sì, ma come li danno i tagli alle spese? Che ci sono vari miliardi di euro che continuano a buttare via nel pattume
ancora non rispettano nel 2014 una legge, un referendum che ha fatto approvare delle leggi nel 93, quindi 93 e 7 fa 2000, 7 più 14 fa 21, sono 21 anni che è passata, che sono passati i referendum su proibire la finanziazione, tagliare la finanziazione, far cessare la finanziazione dello Stato ai partiti, la finanziazione pubblica con le tasse di tutti, 21 anni come minimo, e ancora promettono tagli alle spese dell'erario pubblico, però continuano a finanziare i partiti perché tanto diventano dei prestiti pubblici o non so, gli trovano dei nomi così graziosi che poi alla fine però i soldi da dove escono? Sono sempre, è sempre la stessa origine. Allora dicevo, di questo i telegiornali adesso non ne parlano, parlano delle liti fra i politici, che ancora continua a stare Berlusconi al governo come opposizione, che però fa la maggioranza e che però ancora non si discute insomma dei lavori sociali di Berlusconi o di altre alternative che potevano. Ormai non si discute più, lui in pratica non si è dimesso, non si è ritirato, non so, se lo sono scordati tutti. Per appoggiare il governo il PD appoggia Berlusconi. Letta adesso si è dimesso, però come? Non era che se Berlusconi andava in carcere o ai lavori domiciliari cadeva Letta, adesso che Letta si è dimesso e Berlusconi non, insomma, lui è stato riconosciuto colpevole ma no, non sconta il suo processo, com'è la storia qua? È un mistero, adesso non si può dire se mandiamo a realizzare la condanna a Berlusconi, cade Letta. Letta si è dimesso lui, poi voglio vedere se gli accettano le dimissioni, che sarà tutta una finta. Comunque no, non era di politica che volevo parlare perché avevo deciso di non parlarne più, certo sono successe cose clamorose, quello di sempre cioè, però io avevo fatto dei commentari Spreaker al TG. Ma niente, e come fare a commentare queste notizie? Realmente uno non ce la fa più. Piuttosto volevo parlare che appunto io ho fatto dei video commentando Sanremo nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. E niente, volevo dire che io non lo seguo, non l'ho mai seguito, l'ho visto così per caso, ma per esempio da giovane, lo ammetto, seguivo, delle canzoni non mi ricordavo mai nessuna, non ho mai seguito nessuna, ma seguivo Sanremo per Pippo Franco. Il grande simpatico comico, il grande nasone, più nasone di Barbara Streisand, che se Schettino ce l'avesse avuto nella Costa Concordia, bastava che metteva la nasca di fronte alla nave, che altro che timone, sai come la deviava il corso? Invece no. Quindi io seguivo Sanremo come Pippo Franco. E poi ecco, le novità di Sanremo di adesso sono che non ci sono più Pippo Baudo e altri di quell'epoca, ma sempre ci sono conduttori, presentatori che fanno scandali, queste cose qua. E veramente, tutto il repertorio degli anni 60, 70 che si ripropone ogni tanto, questa musica melodica, è come dire. Non so. Io non lo seguo, secondo me ci sono cose molto più interessanti da fare, magari qualche nuovo talento ci sarà pure, ma per me si dovrebbe parlare d'altro nella tele, fare tanto coinvolgimento attorno a dei temi importanti. Che succederà quando Cina ci avrà il doppio delle esigenze energetiche ed industriali degli Stati Uniti? Che sarà entro 5 anni? Che succederà quando
Non so, il cambio climatico si farà sempre più rigido. Chi ha iniziato la guerra in Siria e perché? Chi è stato di Cecenia? Chi di voi si ricorda di Cecenia? Come vanno le cose con il PKK e di Öcalan che ne hanno fatto? Cioè, ci sono tanti interroganti che erano l'attualità di anni fa, che la gente si scorda quei temi. A volte. Non è il caso di molte persone, ma qualcuno mi sembra stupido, perché oggi mi fanno delle persone delle domande su quello che vedono al telegiornale e tutto, e non hanno una preparazione storica come per comprendere quello che succede. Poi fra un anno, o magari ormai già la gente non ha memoria, fra 3 mesi o 3 settimane, si scordano degli interessi di oggi. E guardano alle nuove versioni della tele, quindi se gli hanno detto adesso qualcosa, fra 3 mesi o 3 settimane cambiano versione ufficiale della tele, dei CTG, la gente crede di aver ascoltato quello che ascolterà fra 3 mesi, non quello che aveva ascoltato oggi. E quindi la gente è decerebrata, incostante. Non si può concentrare in quello che ascolta, non capisce una minchia, è veramente deludente. E quindi i politici fanno quello che vogliono, dicono quello che vogliono, perché la gente non ha una memoria più larga delle 3 settimane. E quando tu gli ricordi, ma guarda che Berlusconi o che Prodi dicevano questo o quest'altro, ti fanno, ma quando? Nel 2004, ma quello è stato 10 anni fa. Ma come? Le cose che loro dicevano fondamentali adesso sono insignificanti dopo 10 anni. Per quello che io ho conservato giornali di 13 anni fa, non li ho letti, ma sono convinto, il Corriere della Sera per esempio, che se io li rileggessi oggi, per esempio quello del 23 gennaio 2001, adesso il 23 gennaio del 14, tanto per rileggerli proprio nella stessa data, avrei trovato nel caso del gennaio, perché già stiamo a febbraio, le stesse cose che sono successe a gennaio del 2001. Adesso se ci avessi un giornale, 14 febbraio 2001, e lo leggo oggi che è 14, credo che è 14 oggi, probabilmente direbbe più o meno le stesse cose, l'impeachment, i processi a Berlusconi che non lo riuscivano a condannare, adesso lo sono riusciti a condannare, ma avete visto a che cazzo è servito? A niente, perché tanto. Dicevano che se gli toglievano l'immunità parlamentare cadeva il governo Letta. Il governo Letta oggi si è dimesso, ha presentato perlomeno le dimissioni, poi bisogna vedere se il Presidente le accetta le dimissioni, perché lui si è costretto a rimanere in carica, perché si è trovato con un'ampia maggioranza che l'appoggiava e grazie al cazzo, PD e PDL ormai sono alleati, adesso non sanno come fare opposizione di nuovo. Prima la scusa che non funzionavano le cose erano degli altri, adesso invece sarà dell'opposizione dei grillini che loro non riescono a fare opposizione. Ci abbiamo veramente una classe dirigente di merda. Però vabbè, questo mi porta a questo a parlare di Sanremo, che ormai che cos'è? Un evento commerciale per distrarre le masse. E tutti, ah, Sanremo di qua, Sanremo di là. Adesso c'è la novità, perché una volta si ascoltavano nella tele le canzoni che presentavano. Adesso si scaricano le app gratuitamente e tutti vogliono avere il cellulare di alta gamma per ascoltare le canzoni gratuite del Festival di Sanremo. Ma accenditi la radio, no? Vabbè, il cellulare è sempre comodo. Soprattutto per trasmettere cose in Spreaker.
Qua ormai sono le 19:03. Vedo che fanno nella tele. Là dovrebbero essere. Le 23 o le 22, non so. O le 22 o le 23. Beh, buonanotte, se ancora non dormite. Io questo non l'ho registrato perché sto lontano dal mio modem wifi, però pronto, cercherò di non trascurare più Spreaker, perché io ero arrivato a registrare un'ora ogni giorno e non so quanto tempo avrà il mio canale di Spreaker. Però vi ringrazio tutti per avere la pazienza di seguirmi. Io tratterò di registrare di più, poi devo cancellare i vecchi episodi. Comunque mi raccomando, grazie per seguirmi, mandatemi dei messaggi, io non so come leggerli in Spreaker, e se no mandatemi un'email. Io poi registrerò in SoundCloud. E vi invito a tutti a vedere nel mio canale di YouTube i video che ho caricati, che sono molti. Dall'ultimo programma che ho fatto di Spreaker ne avrò caricati tantissimi. E quindi vi invito a tutti voi di entrare in YouTube al mio canale Santenchan. Vi aspetto. Mi raccomando, Travaglio, Marco Travaglio. Se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, lo troverai in me. Soprattutto perché sono disoccupato. Poi vabbè, non so, quanto potrà, essere la collaborazione. 10.000 euro al mese? Vabbè, lo accetto. Così. Pagherò tutte le mie spese. Arrivederci a tutti e grazie, di seguirmi. Il vostro Santenchan. Ciao. E seguitemi in Google Plus. Santen Chan.